saluto vitaminico dal vostro Esergantis e bentornati a questo nuovo episodio di Animal Crossing New Horizons. Abbiamo imparato un po' di cose in questi ultimi due giorni. Abbiamo fatto i due episodi dove il ragnetto mi ha steso due volte. Ieri sera abbiamo fatto la live dove con il secondo personaggio, che è quello che userò solo per la live su Twitch, trovate tutto in descrizione, porto avanti un altro tipo di gioco. Mentre qua siamo col primissimo Zergantis, quello con insomma il capello col ciuffo così. Tom Nook, piove. Ciao ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 11.42 di giovedì, esatto, 26 marzo 2020. Oggi non ci sono notizie di rilievo, quindi darò alcuni consigli pratici per la vita sulla nostra Zerga Isola. Avete già usato il punto Nook al centro servizi? Potete ottenere miglia di Nook ogni giorno semplicemente accedendovi. Se utilizzate per 15 giorni in fila riceverete ancora più miglia, va bene. Grazie Tom. Oltretutto ieri, se avete notato nella live, con l'altro personaggio ho sbloccato la casetta. Ed è stata una cosa molto importante. Qua e ho catturato il ragno, la tarantola maledetta che mi aveva steso due volte. Mentre qua ho... Allora, innanzitutto possiamo finalmente usare il nostro ombrellino. Oh, finalmente usiamo il nostro ombrellino mentre piove, che non l'avevamo mai usato. Secondo, sono davvero pieno di troppi oggetti. Per prima cosa devo posizionare il segnatenda di Blatero. Perché? Perché avendo dato tanti esemplari di animali, di fauna della nostra isoletta, ecco, infatti, vedete, l'altro personaggio della live ha sbloccato la casetta. Che poi andremo... E ho piantato un alberello. Ok, è il momento di mettere la tenda di Blatero. Blatero è l'addetto al museo. Una lumachina! Ma questa è nuova! No, è caduta! La dovrò prendere col retino mentre piove. Mannaggia! Mi faccio prendere dalle... Dove la metto la tenda di Blatero? Non voglio metterla troppo lontana. No, troppo davanti al pontile. La proviamo a mettere... No, troppo... Non voglio metterci troppe cose tutte vicine una all'altra. Vabbè, lo mettiamo qua sulla sinistra, dai. Insieme alle altre tende dei ragazzi. Di frugolo e viola. Tipo qua. Ecco, qua mi sembra il posto giusto. Costruisci qui. Com'è lunga? Potrebbe essere il posto giusto per la tenda di Blatero. Sì, è il posto giusto. Non so se è Blatero o Blatero. Yeah! E ora Blatero ha un posto in cui sistemarsi. Ah, quindi ci vorrà un pochino. Va bene. Altra cosa. Ero stato punto anche qui dalle vespe, come era successo ieri live, e ho usato... Ah no, non ho usato la medicina perché sono guarito da solo, ok. Il problema è che non ho il progetto per la medicina e questo mi ha un po' lasciato un po' basito. Ho pescato un po' di pesciolini e ho preso un po' di legna. Ora, è importante che sblocchiamo tutte le miglia. Mi sono portato avanti nella live di ieri. Ho fatto le stesse azioni che ho fatto nella live di ieri. Però ho aspettato a sbloccare le miglia perché volevo farvele vedere a video. Perfezione pescante. Impara a pescare, quindi ho pescato 12 pesci diversi. Poi, animale sociale. Hai più cuore? Pertanto ho salutato, ho parlato un po' con le persone. Quindi ho preso altre 300 miglia. Ti ricompensa per aver usato, per avere, ho 19 schemi del fai da te, quindi a 50 mi dà il secondo timbro. Strumenti del fai da te ne ho costruiti almeno 5 e sono altre miglia. Poi raccattalegna, perché ho utilizzato l'accetta per prendere della legna dagli alberi. Faccio notare che gli alberi non si possono abbattere per ora, molto bene. Spacca strumenti per aver rotto uno strumento. Ho rotto la canna da pesca e RT e l'accetta. Guadagni con la gramigna e per aver venduto 50, almeno 50 erbacce, e non sono neanche troppo lontano alle 200 erbacce. Pesca rafica, perché ho pescato 12 pesci senza perderne nemmeno uno. Il prossimo obiettivo è 50, sono tanti. Arredi di qualità, per aver sistemato degli arredi, ne ho 5. Con l'altro vi farò vedere poi la casetta dell'altro personaggio della live. Anche la bellissima al tavolino col trenino. Prima impressione isolana. Perché ho fatto una foto.
perché ho fatto una foto, mi sono fatto una foto a me stesso e poi ho modificato anche l'identità personalizzata, il mio passaporto, ho preso altre miglia, ho utilizzato parecchio il Nook Phone, scusate. Poi primo acquisto che ho comprato, vendita di cose inutili, ho venduto e ho comprato tante cose. Benefici della bacheca. Ho scritto la mia prima inserzioncina nella bacheca dell'isoletta. Oh, ho sbagliato. Poi, cos'altro? Abbiamo già le miglia per estinguere il nostro debito. Cuor di leone. Quest'isola si trova in... Perché ho catturato la tarantola. Ce l'ho fatta. E finisce qua. Queste sono state le nostre avventure. Le nostre avventure... che ci hanno permesso di ottenere le miglia Nook. E ora con tutte queste miglia Nook avremo accesso a davvero tante cose. Quindi prima estinguiamo il debito con Tom Nook. Ah, Sergantis, mi pare di capire che tu abbia trovato un posto per la tenda del tuo amico. Sì. Sapevo di poter contare su di te. Informerò Bratello che può trasferirsi quando vuole. A proposito, stai raccogliendo le miglia di Nook, vero? Sì. Puoi ripagarmi con calma. È bello vedere qualcuno che partecipa al mio programma. Posso darti qualche dita per velocizzare la corsa delle miglia? Chiedi pure quando vuoi. Ma no, ho già fatto, grazie Tom. Vorrei riguardo alle spese, vorrei ridarti i tuoi soldi. Sì. Ce li ho. Hai ritirato le cinque tonde. Le tue spese di trasferimento sono state ripagate. Che magnifico giorno per entrambi. Sì sì. Ora che sei libero dei debiti puoi goderti la vita su questa bella isola tropicale. Cosa vuoi di più? Ah, la mia non era una domanda retorica. Sarò più preciso. Allora, come ti trovi nella tua tenda? Così. Oh, mi dispiace, ma trasformare un'isola deserta in un luogo paradisiaco non è così facile. Per noi, perché scegliamo la via... Però noi non scegliamo la via più facile, preferiamo quella del profitto. E dato che non mi sembri entusiasta della tua tenda, forse ti interesserà quello che sto per dirti. Intendo la possibilità di costruire case su ordinazione. Certo, realizzare dimore di lusso su un'isola remota come questa implica comunque dei rischi. E la parola rischi nel business immobiliare fa sempre rima con costi. Ma con finanziamenti a tasso zero e piani di rimborso molto flessibili, tutto è possibile. Sì, sì. Quindi, Sergantis, se ti venisse voglia di comprare una casetta, rivolgiti pure a me. Oh, ho un'altra comunicazione. Abbiamo un servizio di scambio delle miglia per usare le miglia di Nook che hai raccolto. Quando accedi al punto Nook potrai scambiare le tue miglia con un'ampia selezione di articoli. Controlla di tanto in tanto. Questo è tutto. Goditi il tuo soggiorno nell'isola. Voglio la casa, voglio indebitarmi. Animal Crossing è un gioco dove fai i debiti. Impari a fare i debiti. Voglio la casa. Costruire la tua nuova 98.000 stelline. Che posso prestarti io però. E non preoccuparti, le me le restituirai quando puoi. Quindi che ne dici, vuoi costruire la tua casetta? Va bene. Grazie per la fiducia, accordataci. La sua soddisfazione, la nostra. Darà subito inizio ai lavori. Ah, abbiamo a disposizione 8 colori diversi. Va bene, potresti scegliere una. Un colore per il mio tetto. E visto che ho già fatto il tetto giallo con l'altro abitante, io voglio un altro colore di questi. Lo voglio arancione. Non c'è. Lo faccio turchese allora. Il tuo tetto sarà turchese. Inoltre subito l'ordine, sì sì. Oh, quasi dimenticavo di dirtelo. I proprietari di immobili ricevono automaticamente uno status più alto nel programma di Miglia Nook. Avremo ragazzi il Nook Plus noi. Avremo fatto l'abbonamento come Amazon Prime praticamente e avremo più accesso a più potenzialità e a più funzionalità del nostro Nook programma. Quando usi le app, ora avrai il diritto a vantaggi del socio Miglia Nook Plus. Il programma Miglia Nook Plus ti permette di ottenere miglia. Scoprirai i dettagli la prossima volta che accederai l'app, quindi assicurati di dare un'occhiata. Questo è tutto. La tua bellissima casetta dovrebbe essere pronta già domani. Non sei emozionato? No, è solo domani. Vabbè. Questo è il terminale. Voglio utilizzare i miei punti Nook Plus. Ah, ho preso 80 miglia. Esatto, voglio... Ci auguriamo che il programma Nook continui a essere di tuo gradimento. Scegli una tra le seguenti opzioni. Usare le miglia di Nook. Devo assolutamente prendere la ruota degli strumenti che non posso prendere perché non ho abbastanza miglia. Guida all'uso delle tasche. Costa tantissimo. Ah, non posso. Schemi strumenti utili. No, posso... Ah, però posso sbloccare un sacco di cose. La camicia di Nook che mi piace troppo. Cappellini. Copriocchi. Calzini. Lo zainetto.
arredamenti interni. Dobbiamo fare al... dettagli. Articoli originali, lo diverti di collezionare tutti i sfoggiali. L'invio degli articoli verrà per posta. Ho bisogno della ruota degli strumenti. È molto molto utile. Quindi ho bisogno ancora di 400 miglia. Allora, devo fare 400 miglia. Come le faccio? La miglia di Nook Plus. Ora sei nella categoria superiore, puoi usare i servizi miglia di Nook Plus. Il programma rende ancora più facile guadagnare miglia. Ci sono opzioni per guadagnare miglia disponibili in esclusiva per i membri Nook Plus. Affronta questa sufficiente opportunità. Ad esempio, cattura un boccalone. Cattura degli animaletti con retino. Completa dei progetti fai da te. Fai una foto ricordo. Oh, con progetti con le stelline. Ah, questi sono... ho capito. Ecco qua una. Trasloco riscattato. Evviva, quanti me ne dai? 500! Sì, possiamo fare la ruota degli strumenti. E mettiamoci a fare un po' di obiettivi Nook Plus. Più che altro, la mia domanda. Consulta questa applicazione per saperne di più sugli insetti. Va bene, io qua ho catturato un sacco di insetti nuovi, tra cui anche la temibile tarantola. Ma la mia domanda è... non glieli posso più dare a Tom Nook tutti i pesciolini, gli insetti nuovi che ho catturato io. E mi domandavo cosa ne posso fare con i primi esemplari. Penso che li dovrò dare a Blattero, che si occuperà di creare il nostro, penso, il nostro acquario. Perché sentivo che parlavano al telefono e si stavano organizzando. Facciamoci una bella foto. Mettiamoci una cornice. Una cornice normale. Mettiamoci al centro, vicino a Tom Nook. Ok. Cambiamo i filtri. Bianco e nero. Un po' più di zoom. Tutti a guardare. Cheese. Ok. E dovrebbe essere, infatti appare, avete visto sul telefono? Ah no, voi non lo vedete, è vero, perché c'è la mia faccia. Ma appare il simbolino del telefono plus. Vuol dire che abbiamo sbloccato qualcosa col plus. E infatti prendiamo 100 per 2. Un'altra, usa delle miglia Nook. Ah, ti dice di usare delle miglia Nook, perfetto. Quindi, subito. Usa le miglia Nook. E 1000 sono già... oh, la ruota degli strumenti. Vuoi scambiare 800 miglia con la ruota degli strumenti? Sì. La ruota degli strumenti ora è in fase di stampa. Ti dà il coupon. Il tuo ordine è stato stampato. Ok. Ora è tutto chiaro. Ho imparato come si cambia strumento in modo facile e veloce. Quando sono all'aperto posso premere su per usare la ruota degli strumenti. Perfetto. E ho sbloccato un altro obiettivo della Nook Plus, che probabilmente era quella di spendere. Esatto. 200. Pianta dei semi di fiori. Cavolo, l'avevo fatto ieri. Vabbè. Cattura degli animaletti con il retino. Ok. Ci dedicheremo probabilmente ora. Intanto guardiamo Blattero se è già arrivato, quanto ci mette ad arrivare, per capire un attimino la questione degli animaletti nuovi che ho preso, perché non penso che vadano perduti, ma che si possano consegnare. Eh no, non è ancora arrivato, ci metterà un po'. Terreno destinato alla tenda di... non mi sembra tanto una tenda questa. Mi sembra molto 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 grande per essere una tenda. Ok, lumachina. Ah, vedi che non ci sono più abituato. Oh, adesso posso... presa. E vai. Hai preso una chiocciola. Il problema è che non ho più spazio. E mi dava noia dare via le cose. Perché questi pesci non li ho ancora... anche questo, ad esempio, no? Il vespaio è utile per poter fare le medicine, ma lui non ha la ricetta. Ce l'ha l'altro mio personaggio. Potremmo anche metterci a cattare tante tante erbe per arrivare a 200 e sbloccare un altro obiettivo delle miglia. Però piano piano, mettiamoci col retino, forse è la cosa più logica. E comunque le erbe sono sempre lì, non scappano. Mentre piove, mi sa che l'unica cosa che
Ah, delle conchiglie. Ecco, le conchiglie anche. Le conchiglie sono qualcosa che è abbastanza importante da mettere. Mannaggia. Perché c'è un'altra. Io non so cosa voglia dire questo. C'è un'altra ricompensa dell'Emilia che ci dice di vendere conchiglie. Quando raggiungiamo un tot, sblocchiamo delle miglia. Ok, sapete cosa faccio? Raccatto altre 5 erbacce. 1, 4 e una 5. Ok. Poi vado nella mia tenda. Lascio un po' di oggetti che magari non mi servono. Li lascio per terra perché non ho ancora, almeno io non lo so perché è il mio primo Animal Crossing. Non so se penso che poi a una certa avremo la possibilità di metterle dentro una cassa e di tenere un minimo di stoccaggio. La mia piccolissima casetta. E tipo lascia. Esatto. Le lasciamo. Lasciamo degli oggetti qua. Ah, questo già lo potevo lasciare in quel modo, vedi? Sì, lasciamo delle risorse. E ora si scoprirà che le ho perse tutte, vedrete, eh? Entro. Se rientro e non ci sono, ci rimango male. Ti prego, fa che ci siano ancora. È vero? Sì, ok, adesso sono una persona più tranquilla. Bene, l'importante è che non vadano perse. Poi nel caso, ragazzi, datemi dei consigli se vedete che sto dicendo delle castronerie, visto che sicuramente molti di voi sono più esperti di me per quanto riguarda l'esperienza di Animal Crossing. Allora, parliamo un po' anche con Mirko in company. Ciao Marco, che ne dici della vita su quest'isola? Hai mai sentito parlare della bacheca degli annunci? Sì, la usiamo per dare agli abitanti dell'isola informazioni utili, ma ci farebbe piacere se chi ci fa visita lasciasse un piccolo messaggio. Sì, l'avevo già fatto questo, l'avevo lasciato un piccolo messaggino. Per quello. Un'altra lumachina! Vai. Ce ne serve una ancora. Per fare l'obiettivo. No, mi si è rotto il retino. No, cosa ho sbloccato? Rompere. Allegra disinfestazione. Guadagna miglia per catturare gli insetti. Non avevo catturato neanche 10 insetti. Bene, ora l'ho fatto. Anche se la lumachina non è. È un insetto la lumachina? Non penso. Penso sia considerata tale perché la catturiamo col retino per semplificare, ma. Ok, 2, 3. Devo fare un altro retino. 4. E 5. Frugolo? Cosa fa Frugolo? Come sta Frugolo? O è viola questa? Questa mi sa che è la tenda di. No, è la tenda di Frugolo. Frugolo. Eccoti qui, nonostante la pioggia. Ti va una bevanda isotonica, Flash? Dimmi le novità. Ehi, ma non è il cappello che ti ho dato io? Ti sta alla perfezione, valorizza il tuo fisico, Flash. Grazie, Frugolo. Effettivamente è il cappellino che mi ha dato lui. Viola, mentre nell'altro. In live, Viola mi ha dato all'altro personaggio dopo che l'ha visto tutto tumefatto, poverino, per colpa delle punture di Vespa, gli ha dato la ricetta per creare le medicine. Ha detto, oddio, anche qua me l'ha detto, oddio, cosa ti sei fatto? Però non me l'ha data la ricetta. Probabilmente la dà solo una volta. Ehi, Kaboom, grazie per la visita. Vorrei parlarti. Senti, ma tu hai dormito bene ieri notte? Quest'isola è così silenziosa che ho faticato ad addormentarmi. Sembra un controsenso. Ma senza un po' di baldoria alla sera non riesco a prendere sonno. Ok, lei vuole qualcosa di un pochettino più ravvivante. E loro hanno il saccapelle mentre io ho la brandina. Mi sento un privilegiato. Ok, facciamo un altro retino. È che non ho tante stelline. Dovrei vendere, 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 vendere. Allora. Sì. Allora, possiamo, vedete, possiamo fare delle cose nuove. Del pagliericcio. Del pavimento giungla. Lo sgabello di pietra. Basta,
banco da lavoro grezzo. Ecco. Ecco cosa dovremmo fare. Un banco da lavoro grezzo. Lo faremo. Facciamo di nuovo il retino intanto. Sì, faremo un banco da lavoro grezzo, signori. Ci serve però per fare un banco da lavoro grezzo. Ci serve un'altra ascia. Che non ho. Perché devo rompere. Devo rompere le rocce e trovare dei minerali. Quindi mi serve un altro rametto. Altri 5 rametti. E se per caso incontriamo un'altra lumachina. Guarda che bella la casetta. La voglio anch'io quella casetta lì. Mi arriva domani però. Stessa cosa che il tempo teoricamente credo si possa un attimino fregare il sistema mandando avanti, credo, la console. E penso si possa mettere una data differente e tra virgolette appunto mandare avanti. Però non ne sono sicurissimo. Nient'altra. Quella conchiglietta là che c'era. Una bottiglia! Una bottiglia! Ci sono cose interessanti sempre nelle bottiglie. Questo schema fai da te è ispirato a un romanzo che sto leggendo adesso. Lo adoro. Ho pensato che questo fosse un buon modo per farlo conoscere. Se hai il materiale è facilissimo. Aurora, esperta del fai da te. Nuovo schema. Giacca di paglia tradizionale. La voglio. Voglio farla la giacca di paglia. Ora, c'era una conchiglietta qui. Spero che non sia andata via. Cioè, c'era una volta. Eccola qua. Un pesciolino. Lumachina, yes. E vai con l'Emilia. Tuc. Non basta per il plus. Ancora uno, mannaggia. Ne serve ancora una. Ok. È che è l'unico piccolo sasso che è rimasto nell'isola perché... Ah, guardate le mie violette. Guardate le mie violette come stanno crescendo bene. Bene. Perché le altre le ho rotte per ottenere dei sassi e delle... chiaramente dei materiali per poter costruire. Ma era anche abbastanza normale la cosa, nel senso palese. Bene. Allora. Le posso realizzare? Ah, con le erbacce. Ma cosa c'è? Bene. Non la costruiamo però perché vendiamo le erbacce. Ah, ho 4000 stelline, però dai, non sono così messo malissimo. Con l'altro personaggio sono molto più ricco. Ah, vediamo. Questa, le conchiglie, le 50 erbette e un paio di lumachine. Tanto ne ho tante. Sì, ok. Quanto? Solo 1060 stelline, vabbè. Esatto, ho sbloccato sicuro quello delle erbe. Guadagni con la gramigna, esatto. 500 miglia, e vai. Ora, con tutte queste miglia, ci sarà qualcosa nel catalogo di interessante? Con 1000. Ah, i miei modelli versione pro. Ok, questa è una cosa interessante. Posso comprare dei vestitini. Muro, ma per la casa, tappeti. Bisogna decidere. Bisogna decidere se tenermeli per strumenti utili arrivare a 3000 oppure guida all'uso delle tasche. Mi sa che è la cosa più. Mi sa che guida all'uso delle tasche è la cosa più importante. Perché probabilmente ci aumenta l'inventario. Quindi io aspetterei per arrivare a guida all'uso delle tasche. Mi sento così che sia la cosa più intelligente da fare. Poi magari invece dico una cavolata. Però sento che mi sembra una cosa logica.
Ora, trovassi l'ultima lumachina sarebbe veramente, veramente fantastico, perché a questo punto potrei prendere la lumachina e rompere il sasso. E apparentemente invece no. Oltretutto sperando di trovarci un minerale, perché non è mica detto. Non è mica detto. Potrei anche pescare per cercare il boccalone. Quante conchiglie. Fantastico. Questo qua sembra veramente un pesce molto grosso. Eccolo. No, l'ho mancato. No, non ci credo. È la prima volta che manco un pesce. Come ho fatto? No. Ho perso la streak positiva. Come ho fatto a perdere un pesce? Ma pensate. È che è mattina. Sono addormentato ancora. Un boccalone, l'ho preso. Era nelle Nook Plus. Che fortuna. Taglia della legna. Ok, lo posso fare. Completa dei progetti fai da te. Lo posso fare anche quello. Quindi taglia della legna è una cosa che possiamo fare in modo anche abbastanza semplice. 2 e 3. Lì, però non è la posta per me quella, non la posso leggere, è la posta per un altro abitante. No, stai attento. 2 e 3. Oh, ma ho le tasche piene, cosa faccio? Bella domanda. Bella domanda, cosa faccio? Perché se vendo la tarantola faccio tantissimi soldi, ma volevo aspettare il nostro amico. Vongola gigante, dollaro sabbioso. Sono veramente indeciso. Vendo il granchio paguro. Libero il granchio paguro. Ho deciso che libero il granchio. È più importante fare miglia in questo momento. Poi avrò tempo di ritrovare il granchio paguro. Ce ne ho avuti. Di notte ne ho avuti tantissimi. Ieri erano solo praticamente granchi paguri. Infatti ho fatto le miglia plus ora. Ho sbagliato. Eccolo qua, 150. Con progetti con stelline, 5000 stelline, dovrei pagare. Pianta degli alberi, lo posso fare. E cattura degli animaletti con retino, ok. Tutte cose che posso tranquillamente fare adesso, senza problemi. Cosa ho trovato? Insetto. Ma che vergogna. Ok, non riesco a romperla perché non ho mangiato la frutta. Mi vergogno abbastanza. Perché non ho frutta. La devo comprare. Come mai non sono riuscito a prenderlo col retino? Non è che dovevo prenderlo a mano forse quell'insettino lì? Che vergogna. Allora, benvenuto, come posso aiutarti? Voglio innanzitutto vendere. Voglio vendere le mie conchiglie. Quindi una, due, le mie conchiglie le voglio dare via. Inoltre, inoltre, niente. Voglio solo vendere le mie conchiglie. Non costano tanto, lo so. 1020. Però ora spendo parecchio. Cosa c'è in vendita? Cassetta degli attrezzi, generatore portatile. Cavolo. Allora, crisantemo rosso. Ah, voglio un albero. Voglio un albero.
Poi, fermi. Fermi tutti. Foglio. Ce l'ho già lo schema dell'annaffiatoio? Ok, infatti. No. Voglio delle arance. Voglio 5 arance. E... beh, per ora così. Perché non ho spazio. Quindi le arance le mangiamo tutte subito. Ci danno la forza. Mangiare la frutta ci dà la forza per rompere i sassi. Ok. Bene. E posso comprare ancora l'ultima cosa, che sono i fiori. Voglio... ne vorrei 10. Non ho spazio, fermi. Altri 5 di questi. Ok, perfetto, siamo a posto. Allora, cosa abbiamo sbloccato? Oh, vedi, spendere. Abbiamo speso. Ora, piantiamo i fiori. Controlliamo se per caso c'è la lumachina, giusto perché sono diventato ossessionato. Sì. Perfetto. La lasciamo andare. Poi voglio piantare i miei fiori e il mio albero. Quindi il mio albero lo pianterò qui. Eccolo lì. Poi i miei fiori, continuiamo la mia... perché qua ne avevo messi un po', a dire la verità. Avevo messo delle violette qua. Due. Tre. Ah, li pianta autonomamente attorno! Evviva! Evviva, questa è una cosa bellissima. Un'opzione che io apprezzo tantissimo. Perfetto. Dovremmo aver fatto sia il plus che quello normale. Infatti. I fiori. Questo. Ah, devo catturare ancora... erano 5. Ho capito. Erano apparentemente 5 e non me ne ero accorto. Speriamo di trovare un minerale di ferro dentro quel sasso. Speriamo, speriamo. Speriamo. Un'altra lumachina. Che cucculo. Che fortuna. Yes. Ok, questa è la fortuna che si è impossessata di me. No. Boom, è solo un sasso. Un sasso normalissimo. Ok, abbiamo preso anche queste miglia. Potenza dei fiori, perché abbiamo piantato un sacco di fiori, 300. Poi 150 per 2 sono 300, no? Ah no, non li fa, evidentemente. E completa dei progetti fai da te. Guadagna stelline vendendo oggetti. Cattura un cobite, so dove sono. Cattura dei pesci e vendi delle conchiglie. Ok, questi sono un po' più base.
Magnate delle conchiglie, mi mancano 3 conchiglie. Alberi per il domani, quanti ne abbiamo piantati? 2 su 5, ok, ci sono un po' di cose che posso ancora fare, ma che faremo nel prossimo episodio. Quindi io ragazzuoli vi ringrazio per essere stati con me, vi invito a lasciare un like e iscrivervi se non lo avete ancora fatto, e commentate, condividete se vi piace la serie, datemi dei consigli se sto sbagliando qualcosa, se avete qualche suggerimento su dove concentrarmi prima o meno. Adesso sto andando abbastanza a tentoni, ma la casa l'abbiamo fatta, il nuovo villager arriverà, le miglia le sto facendo per avere le tasche, quindi vediamo un pochettino. Io vi ringrazio, un trifoglio per te, uno per me e uno boh, vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.